Non saranno stati conturbanti come Marilyn Monroe nel suo Happy Birthday Mr. President a Kennedy, ma i parlamentari abruzzesi Liris e Sigismondi e la responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Donzelli hanno certamente fatto una sorpresa a Marco Marsiglio questa mattina a Pescara nel giorno del suo compleanno nell'intonare un tanti auguri subito raccolto dalla gremita platea nella sala favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo. Un segnale di serenità in questa fase così delicata della campagna elettorale rispetto alla convinzione di poter ripetere l'ottimo risultato di 5 anni fa e riproporre Marsiglio alla guida della regione. L'Abruzzo ha preso finalmente la strada giusta per poter essere una regione che cresce economicamente, che porta lavoro, che porta l'attenzione anche, abbiamo visto dalla partenza del Giro d'Italia, alle tante iniziative. La regione sta finalmente decollando, adesso sarebbe un peccato interrompere questo percorso di ripartenza della regione, quindi è necessario per gli abruzzesi e confermare Marsiglio e confermare magari anche un'importante crescita di Fratelli Italia come a livello nazionale e anche a livello regionale. Non mancheranno altre occasioni di arricchire il nostro racconto e soprattutto la nostra proposta per il futuro dell'Abruzzo, che deve lavorare sulla continuità, perché il lavoro deve essere portato a termine, perché deve sfruttare fino in fondo l'opportunità enorme data da un governo guidato da un presidente del Consiglio eletto in Abruzzo. Oggi la presenza di Giovanni Donzelli qui testimonia una forte vicinanza del primo partito d'Italia, della coalizione nel suo complesso, che ha mostrato già in un solo anno di lavoro quanto sia stato importante avere il governo nazionale davvero vicino e attento all'Abruzzo. Scusa, ci segnalano un teatro circus questa mattina a stracolmo. Contiamo i voti la notte tra il 10 e l'11 marzo, ma io sono assolutamente fiducioso che vinceremo e vinceremo anche con un ampio margine.